cormorani, ma ce ne sono talmente tanti che sarebbe lungo farne l'elenco. Siamo nel Parco del Delta del Po, uno dei più bei posti in assoluto nel nostro paese, certamente della nostra regione. Da qui parte il nostro viaggio di questa settimana che si terrà tutto in provincia di Rovigo. Sigla! Allora, vi ho detto che questo è uno splendore, il Parco del Delta del Po, il Parco regionale naturale del Delta del Po è uno splendore, questa è l'area golenale di Capisani. Noi siamo a Capisani, in pratica al centro del parco, e con noi Virginio Mantovan, che è un operatore qui e che ci può dire anzitutto, visto che il parco ha ricevuto una serie di finanziamenti per le piste ciclabili, per sistemare le aree, eccetera, allora, questi soldi che sono stati spesi qua sulla misura 227 e la 133, voi li vedete realizzati? Sì, noi crediamo innanzitutto che dobbiamo spendere per mettere in risalto quello che è il nostro ambiente, è una nostra grande risorsa che può fare il valore aggiunto a queste aree. Ecco, che cosa bisogna fare di più? Bisogna creare queste strutture che abbiano un senso sia nell'ambito della visitazione, dunque cercare di trovare la possibilità di spostarli con Quindi facilità, queste vie come le strade, ciclabili come vanno le vie bene. ciclabili e quello che può essere anche poi la ricezione. E ci siamo spostati al centro visitatori qui a Portoviro e troviamo il vicepresidente del parco che ci spiega un attimo innanzitutto questa bella realtà. Questa bella realtà siamo riusciti a costruirla e a metterla in piedi grazie comunque che avete già ripreso la Slovenia, il progetto che c'era, abbiamo messo in piedi per far sì che appunto questo centro diventi un qualcosa in Sì, un più. progetto Interreg, no? Tra le Interreg, varie esatto, realtà. esatto. Questo è un qualcosa in più per quando ci saranno i turisti che vengono e hanno un punto di riferimento per quanto riguarda il Parco del Delta e tutte le sue problematiche. Questo parco perché deve essere visitato? Questo parco deve essere visitato perché è una delle poche realtà ancora incontaminate. Anche l'agricoltura è un qualcosa in più, è un'opportunità che diamo perché chi si fregia del logo del parco ha sicuramente un qualcosa in più nei suoi prodotti, nei prodotti che produce all'interno del parco. Perché il logo cosa vuol dire? Che chi produce all'interno del parco è una cosa naturale, quindi sicuramente ne avranno un vantaggio anche in avvenire gli agricoltori. E adesso andiamo a Rovigo, ma prima l'agenda del PSR. Un 40% in più di risorse per gli investimenti in agricoltura. Lo dice un'analisi della rete rurale italiana sulle PSR regionali. In Veneto questa misura potrà contare su 509 milioni di euro. Sono attese per il 22 ottobre le osservazioni della Commissione europea alla proposta del PSR Veneto 2014-2020. La regione avrà 3 mesi di tempo per le eventuali modifiche prima della definitiva approvazione. La Regione ha stanziato altri 22 milioni per l'ammodernamento delle imprese agricole. Saranno disponibili dal 12 novembre le graduatorie delle domande di aiuto per la misura 121. Amiche e amici di Tiritera, proprio da qui partiamo, dalle famose righe blu. È per questo che ho richiamato Walter Rigobon, presidente regionale di Consum. Walter, righe blu, parcheggi a pagamento. Qui c'è una polemica ancora in corso. Io pago il ticket, arrivo 5 minuti dopo la scadenza naturale del ticket, mi trovo la multa. Che succede? Succede che c'è una diatriba ancora in corso che pare sia, come dire, una storia infinita, dove due ministeri che rivendicano la medesima competenza hanno un'interpretazione diversa dal codice della strada. La prima interpretazione, che è quella che noi condividiamo, è che non si possa comminare alcuna sanzione, ma si debba solo pagare per il tratto sforato, per il pezzo di tempo sforato.
L'altra scuola di pensiero, che vuol dire far cassa ai comuni, è quell'altra, e cioè tu hai sforato, non dovevi essere là, quindi non hai il ticket adeguatamente predisposto e quindi paghi la sanzione di circa 37 euro. Tu mi stai dicendo che in questo momento chi applica una regola, chi ne applica un'altra, sì, sta di fatto che comunque di mezzo c'è sempre il consumatore. Sì, di mezzo c'è sempre il consumatore, che è vessato a destra, a sinistra e al centro, quindi li prendiamo un po' tutti. Pare addirittura che ci sia una sorta di accordo con l'ANCI, perché i comuni su queste hanno fatto le barricate e quindi abbiamo questo problema qua da tentare di risolvere, ma pare che l'accordo che è stato fatto con i ministeri competenti dice ognuno faccia quello che ha fatto finora e quindi ognuno fa quello che gli pare. Walter, però parliamoci chiari, la multa, come dicevi, mediamente 37 euro, andare in causa io non so cosa mi costa, preferisco fermarmi. Si costa un po' di più e questo è il vero problema, e quindi la cosa molto spesso si chiude con nulla di fatto, si paga e si tace. Walter, io ti ringrazio, fissiamo già un appuntamento naturalmente per la prossima esigenza che avrò. Adesso la linea passa a Mimmo Vita e quando ci ritroveremo vi porterò nel parco naturale del Delta del Po. E come ho detto, noi restiamo in provincia di Rovigo, proprio da Rovigo siamo qui a Crespino. Crespino è proprio ai margini del parco del Delta del Po, di quell'area, ed è famosa perché c'è l'aglio bianco polesano. E con noi il vicepresidente del consorzio dell'aglio polesano DOP, Claudio Salvan. Allora parliamo di questo prodotto, che poi in questo momento anche che è un momento importante, però vede questa grande concorrenza cinese. Ora diciamo che il prodotto, che l'aglio polesano bianco DOP, è un grandissimo prodotto. Sicuramente è un prodotto al di sopra della media presente sul mercato, perché non possiamo confrontarlo o paragonarlo a un aglio cinese o un aglio spagnolo, che hanno caratteristiche molto più scadenti, oppure non hanno la raffinatezza, il gusto, la conservabilità che ha il nostro prodotto. Voi sulla misura 133 dal programma di sviluppo rurale avete ricevuto dei finanziamenti proprio per dire al mondo, no, che questo è un prodotto di grande qualità. Sì, è un prodotto di grande qualità, il nostro problema è farlo conoscere e farlo riconoscere. E quindi dove siete andati a dirlo? Abbiamo investito per andare a farlo conoscere nelle fiere di Berlino, che è la Fruit, diciamo, Logistica, sì. La Fruit Logistica è l'evento internazionale per quanto riguarda l'ortofrutta più importante al mondo. Abbiamo fatto Cesena come manifestazione nazionale. Mac Fruit, esatto. Vediamo di fare la promozione nei vari gruppi della grande distribuzione, con 3 ripetizioni durante l'anno, con dei promoter che fanno provare il prodotto ai consumatori per farne apprezzare le caratteristiche peculiari. Allora grazie al presidente della cooperativa Polesin e vicepresidente del consorzio dell'aglio bianco polesano, Claudio Salvan. E mi raccomando, usiamo aglio polesano, è veramente un aglio di grande qualità, in cucina darà molte soddisfazioni. Per le informazioni sul PSR vi ricordo piave.veneto.it. e adesso torniamo con Claudio De Stefani nel parco del Delta del Po. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali, 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani, 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Eccoci per la parte conclusiva della nostra trasmissione. Come sempre questo spazio lo dedichiamo ai parchi che andiamo a scoprire per il nostro pubblico. Oggi in modo particolare siamo all'interno del Parco Regionale Delta del Po, ci troviamo a Porto Tolle in provincia di Rovigo. Sono accanto a Federico Vianello, che per Veneto Agricoltura segue l'Oasi di Camello. Dico bene, Vianello? Sì, l'Oasi di Camello è proprio all'interno del parco ed è uno dei punti più interessanti e anche più facili da raggiungere, perché qua si arriva in macchina, non è, sono quei posti che bisogna raggiungere in barca
oppure cercarli. Ecco, qui si arriva facilmente e da qui però si scopre un altro delta. Attenzione, non si entra in auto, diciamolo, a scanso di malintesi, però è un'area molto vasta. Sì, e lo era ancora di più perché fino a 50 anni fa c'era circa un migliaio di ettari di palude qua intorno. Poi la trasformazione, la bonifica ha fatto sì che sia rimasta una piccola area che è un relitto palustre di importanza direi continentale, perché qui passano le rotte migratorie di molte specie di uccelli. Poi tra l'altro voi li controllate, li monitorate? Sì, abbiamo fatto per molti anni proprio una stazione di ornitologica di inanellamento, ma ancora siccome la cosa ci piace continuiamo a monitorare questa bellissima esperienza e abbiamo la soddisfazione di sapere dove arrivano gli uccelli che passano di qua. Tra l'altro lei mi diceva che sì, Veneto Agricoltura gestisce questo spazio, ma c'è una situazione anomala che si è venuta a creare qui con gli abitanti. Ma anomala, è un'esperienza bellissima che portiamo spesso nei convegni europei, e cioè siamo riusciti in 10 anni di attività a coinvolgere delle realtà economiche locali che magari inizialmente erano un po' così sospettose su questa esperienza del parco, ed oggi sono i veri protagonisti, perché sono loro che di fatto gestiscono nella quotidianità il centro visitatori, la manutenzione dei sentieri, l'accompagnamento delle scolaresche e quindi rendono vivo il territorio. Vianello, la saluto e la ringrazio. Grazie per la sua importante presenza all'interno della nostra trasmissione. Trasmissione che naturalmente qui, ahimè, si conclude, ma torneremo naturalmente fra 7 giorni, sempre se l'idea vi piace, assieme al mio amico Mimmo Vita. Arrivederci.